È morto il salotto finanziario. Me lo ricordo ancora quando era piccolo, com'era bello. Era nato in un momento in cui tutto prosperava. Le persone acquistavano di tutto e non chiedevano neanche il prezzo. Il periodo delle vacche grasse. Bei tempi quelli. A pensare che bastava accontentare domanda e offerta per fare begli affari. Ma da quando le persone hanno iniziato a fare caso maggiormente ad altri valori, il salotto finanziario si è ammalato gravemente e non ce l'ha fatta. Sì, lo so, non te ne fai una ragione. Anzi, probabilmente non mi credi, visto che in tanti coach e pseudo esperti sono pronti a venderti il segreto per fare il salotto finanziario 2.0, 3.0, 14.8 o 127.4.2 seconda release. Però, se ragioni un attimo, converrai con me che il salotto finanziario si basa su tre elementi. 1. Si parla di finanza. 2. Siamo in una bella location. 3. Dopo che abbiamo finito di parlare di finanza, si mangia e si beve a gratis. Ma prova a immaginare cosa accadrebbe se togliessimo il buffet e la bella location. Probabilmente il nostro finanziario sarebbe deserto già da oggi. Pensaci. E allora c'è da chiedersi quante persone sono davvero disposte ad ascoltare la nostra presentazione con interesse. Lo so, sono stato un po' provocatorio con la storia del funerale, ma non puoi pretendere di risolvere i problemi attuali con gli strumenti di 30 anni fa. Valuta, studia, fatti venire nuove idee, inizia a fare ciò che davvero ritieni importante fare per la tua attività e il salotto finanziario non ti mancherà.